sinceramente non le è, pesato passare lo scettro a Salvini dopo neanche un anno e mezzo, insomma la segreteria di Boss è durata oltre 20 anni. Assolutamente no, io faccio il governatore della regione, l'avevo promesso in campagna elettorale e quindi ho mantenuto l'impegno. Ho puntato su Matteo Salvini che mi sembra la persona giusta, un giovane, oggi ha dimostrato di avere le idee chiare, la strategia, l'energia necessaria per riprendere le grandi battaglie della Lega. È una giornata di svolta oggi, sono molto contento di questo, il mio impegno continuerà naturalmente assieme agli altri governatori per fare la macro regione del nord e accanto adesso sappiamo di avere un leader di partito, un leader del movimento Lega Nord che è un grande personaggio. Con chi vi alleerete alle prossime elezioni politiche? Dunque, le prossime elezioni politiche quando ci saranno? Me lo dice. Prima ci sono le europee, dove andremo da soli. Alle europee si va da soli perché la legge elettorale dice di andare da soli. E la sfida che oggi Salvini ha lanciato è che noi dobbiamo raddoppiare almeno i voti che abbiamo adesso. Quindi pancia a terra da qui ad allora. Questa è l'unica preoccupazione dei militanti oggi, non le alleanze, ma recuperare i voti di chi non ha più votato Lega in questi anni. Senta, Belzito è tornato a lanciare pesanti accuse contro quale classe dirigente? Vi troverete la vostra purezza? No, guardi, Belzito ha fatto un interrogatorio a maggio in cui ha detto tutte queste stupidaggini. La procura, le procure hanno archiviato le stupidaggini di Belzito che oggi i giornali riprendono, quindi si tratta di fango senza nessun fondamento, punto. Il resto sono solo chiacchiere. Ma il vostro obiettivo torna ad essere la secessione? Il nostro obiettivo è l'indipendenza della Padania come è scritto nello statuto. Grazie. Grazie a voi.